Buon pomeriggio, aspettiamo, diamo la possibilità che si possano connettere più utenti, più amici, più persone che seguono le mie dirette. È un po' di tempo che non faccio una diretta, siamo in campagna elettorale, stiamo girando veramente tantissimo e stiamo incontrando centinaia di persone al giorno per raccontargli quella che è la nostra visione della, della campagna futura. Una, una regione che in questi anni è stata amministrata dal centro-sinistra e dal centro-destra in una maniera uh, che è sotto gli occhi di tutti perché è inutile girarci intorno uh, la prima cosa che un cittadino deve andare a guardare per poi fare una valutazione è essenzialmente quella di capire i servizi che oggi l'ente regionale può garantire alla, alla gente, alle imprese, ai lavoratori, ai pensionati, agli studenti, e insomma qual è la qualità della vita che chi ha amministrato negli ultimi vent'anni eh, ha lasciato eh, a, alla popolazione. E quindi anche il voto, il voto è, se, è semplicemente, ehm, ritengo, debba essere un, un percorso che parte da un'analisi delle cose che sono state fatte e delle cose che invece non sono state fatte negli ultimi cinque anni, perché noi giudichiamo ovviamente l'amministrazione che abbiamo vissuto in primis all'interno del Consiglio regionale, l'amministrazione De Luca, la quale al di là dei roboanti annunci, delle, delle gag comiche del, del Presidente De Luca, eh, dei vari spot e della propaganda su cui è stata anche investita. Diciamo, sono state messe tante risorse anche diciamo, pubbliche anche negli ultimi mesi eh, la comunicazione del presidente durante il lockdown è stata molto spinta in un momento dove tutti noi eravamo bloccati a casa nella paura per il covid ricorderete l'unico a fare propaganda a fare spot ad alzare il tono era il presidente de luca ma oggi con questa diretta Volevo parlarvi un po' della situazione critica che la nostra regione, in cui versa la nostra regione sotto il punto di vista dello sviluppo locale, quello industriale, quello delle opportunità legate al lavoro, quella delle attrattività, anche la capacità cioè di questa regione di poter attrarre nuovi investitori, nuove, nuove imprese e nuove persone che possano immaginare o anche soltanto pensare di poter venire in questa regione e poter mettere a disposizione dei capitali per insediarsi e per crescere. La cosa che io ho ripetuto a Iosa continuamente come un mantra in questi cinque anni è stato proprio che questa amministrazione in linea continua con la vecchia amministrazione di centrodestra di Caldoro ha fatto veramente poco o niente per creare, per strutturare sul territorio, diciamo, un qualcosa che potesse essere tangibile per i cittadini. Ricordo che l'ente regionale è un ente importantissimo perché gestisce tantissimi soldi, tantissimi fondi dell'Europa. Oggi il primo canale di finanziamento, è inutile girarci intorno, è proprio l'Europa. Io sono segretario della Commissione Bilancio della Regione Campania della commissione bilancio, e vi posso dire che per quanto riguarda invece le casse della regione Campania, abbiamo un debito che pagheranno forse i nostri nipoti perché è spalmato su 30 anni, miliardi di euro di debiti, una rata di 60 milioni all'anno soltanto di debiti. Quindi, il principale canale di spesa per, per dare un servizio al territorio e una, eh, diciamo, uno sbocco al territorio di sviluppo è dato proprio dalle politiche, dai fondi europei. In questi cinque anni è mancata una visione delle cose, è mancata una pianificazione seria di sviluppo delle imprese. Io sto girando tantissimo in tantissime industrie, tantissimi imprenditori, sto parlando e sto ascoltando in primis queste persone e la cosa che mi dicono continuamente è che è mancato negli ultimi dieci anni l'ascolto. Un buon politico, prima di parlare, a mio avviso, deve avere la capacità di ascoltare, deve avere poi la capacità di trasformare quelle istanze, quelle sollecitazioni, quelle problematiche in atti istituzionali da depositare e trasformare, magari in leggi regionali, trasformare, magari, in atti di impegno politici, politico e istituzionale. Non è stato fatto tutto questo, è mancato il confronto. Gli imprenditori diciamo, che già vivono un momento particolare sul mercato sono in grossa difficoltà, sono mancati, è mancato il supporto, sono mancati i servizi e insomma le aziende oggi come oggi eh, diciamo, risentono eh, di questa concorrenza sul mercato e hanno risentito anche sedia soprattutto. Di una politica lungimirante, di una politica seria eh, che vada a, ad aiutare chi con tanto coraggio investe risorse sul nostro territorio. Tutto questo è mancato. Io mi sono occupato in questi cinque anni, tanti di voi mi conoscono e mi seguono, di vertenze di lavoro, di crisi aziendali, di sviluppo locale, di possibilità eh, occupazionali di attrattività del territorio sotto il profilo economico e dello sviluppo anche commerciale e industriale. Tantissime le vertenze che ho seguito, tra cui ce ne sono alcune che devo dire ci lasciano un grosso magone alla gola, in primis a me perché ci ho sempre messo umilmente e con determinazione però sempre la faccia perché sono sempre, ho speso il mio tempo in questi cinque anni per stare fondamentalmente, prevalentemente con la gente, con i lavoratori, con gli imprenditori, con chi avesse un problema. Tante cose, grazie anche al mio impegno, sono state risolte, perché dal 2018, da quando siamo anche al governo, si è, creata, si è chiuso questo cerchio di questa filiera istituzionale e anche se in Regione Campania siamo all'opposizione, il sottoscritto ha lavorato benissimo con i ministri che sono a Roma, proprio su questo settore, sul settore delle imprese, delle attività produttive. Insomma, si è fatto veramente, veramente tanto. Vi potrei fare l'elenco di quante cose abbiamo risolto, di quanti posti di lavoro abbiamo salvaguardato, di quante persone che erano state licenziate ingiustamente abbiamo fatto riassumere perché la legge prevedeva che fossero pienamente diritto a lavorare. Insomma è stato fatto un lavoro certosino, un lavoro serio, un lavoro umile ma determinato. Uh, vedo uh, con uh, tantissima curiosità che alcuni lavoratori della Whirlpool, sotto alcuni post che ho messo in questi giorni, sono venuti a scrivere e uh, appunto a uh, dimostrare anche la loro rabbia per la questione legata alla propria: diciamo, a quello che sta accadendo, a quello che è accaduto in questi mesi, proprio alla Whirlpool di Napoli. Io ci ho messo la faccia come sempre, sono stato accanto ai lavoratori, abbiamo portato l'avvertenza al Ministero eh, sulla scorta di un impegno, di un accordo che nell'ottobre del 2018 era stato stipulato al Ministero dinanzi al Ministro Di Maio, alla Regione, al Comune e a tutte le sigle sindacali. Ad un certo punto, dopo pochi mesi, eh, l'azienda ha deciso eh, per delle situazioni sopraggiunte. Di eh, cambiare strategia aziendale in quanto secondo diciamo, i manager del management della, della Whirlpool erano subentrate delle situazioni che rendevano quel sito insostenibile, eh, che quindi dava delle perdite. Ovviamente non ci siamo oh, demoralizzati, abbiamo oh, ripetutamente eh, sollecitato e riconvocato dei tavoli al ministero, a cui erano sempre stati presenti i sindacati. Eh, tutti i livelli istituzionali per cercare di farli tornare sui propri passi evitando la chiusura del sito di viaggine di Napoli come ricorderete tutti i politici si sono fatti la classica passerella anche fuori e dentro l'azienda ad un certo punto però poi sono spariti tutti gli unici che stanno continuando a lavorare su questa situazione siamo noi perché al ministero mh, su questa vicenda non è stata mai abbassata l'attenzione e c'è sempre un continuo tentativo da parte del Ministro in primis e dei suoi uffici per cercare di far tornare Whirlpool sui propri passi ed evitare diciamo, la chiusura dell'azienda e quindi un grave danno al territorio e alla perdita che porterebbe alla perdita di centinaia di persone, del posto di centinaia di persone e dell'indotto. Whirlpool fino ad oggi ha mantenuto quella posizione, nonostante i vari tentativi di farla ragionare, nonostante che il governo avesse messo a disposizione tutti gli strumenti a disposizione, sia finanziari, sia di incentivi, sgravi fiscali, insomma ogni tipologia di cose che lo Stato italiano poteva mettere a disposizione è stata messa a disposizione. Per farli cambiare idea. La stessa cosa ha fatto successivamente anche la, la, la regione Campania che aveva anche delle risorse da poter mettere eh, diciamo sul tavolo. Lo ha fatto. Ma davanti a tutta questa situazione, a questo scenario, Whirlpool eh, sembrerebbe non aver cambiato quell'idea, quell quella posizione. Nello stesso momento, quindi, eh, cosa abbiamo fatto? Non ci siamo dimenticati affatto dei lavoratori dell'azienda, ma abbiamo continuato a lavorare a testa bassa. Senza diciamo, avere i riflettori puntati sempre addosso e senza soprattutto dire cose prima che queste fossero concrete, eh, si sta lavorando a una serie di progetti lungimiranti eh, per anche valutare un'alternativa alla presenza di Whirlpool nel sito di Viaggio. La cosa che a noi sta a cuore è quella di tutelare i posti di lavoro di queste persone e di fare in modo che quell'azienda resti aperta eh, diciamo, e che produca ricchezza, che produca lavoro sul territorio. Per cui eh, al Ministero sono oggetto di valutazione una serie di progettualità che andrebbero a coinvolgere anche una serie di grossi imprenditori, di grosse realtà aziendali e si sta cercando di scartare, di fare una scrematura anche e soprattutto tenendo conto del, del, diciamo, del, del tipo di progetto che viene presentato, comunque dell'idea progettuale che si paventa di volta in volta della lungimiranza, della solidità di, quella, di, quella, diciamo, di quel progetto. Quindi voglio rassicurare i lavoratori di Whirlpool che noi stiamo lavorando affinché, seppur in una situazione molto complessa e difficile, stiamo lavorando per cercare di mettere in piedi un'alternativa eh, qualora Whirlpool eh, volesse e confermasse fino all'ultimo di andare via da Napoli, perché sappiamo che la scadenza è il, quella del 31 ottobre, eh, prossimo 31 ottobre 2020. C'è stato il Covid, ci sono state una serie di condizioni che hanno stravolto il mondo, hanno stravolto anche ovviamente le politiche del nostro governo italiano tante sono state le difficoltà ma non ci siamo dimenticati assolutamente di nessuno e allora però bisogna dire le cose come stanno senza fare demagogia perché i sindacati devono fare anche la propria parte e allora sentir diciamo leggere alcuni commenti che mi arrivano da parte di sindacalisti da parte ovviamente di persone che sono legittimamente arrabbiate io comprendo la rabbia ma bisogna ricordare anche ai sindacati a queste persone che il caso Whirlpool, l'avvertenza Whirlpool, non è nata da quando il Movimento 5 Stelle è arrivato al governo, ma i problemi erano già stati, erano già ravvisabili eh, diciamo, negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, eh, quando diciamo, dovevano già essere diciamo, raddrizzate le antenne dinanzi a una serie di dinamiche aziendali. Che andavano nella direzione anche di, diciamo di diminuire il personale che era in dotazione, e è storia diciamo, che comunque c'era la possibilità anche, almeno da quanto viene confermato, dai lavoratori. Ovviamente io ho un contatto diretto, ho sempre un contatto diretto con i diretti interessati, e come sapete. Vivo perennemente fuori le aziende, nelle aziende, con i lavoratori che ascolto con molta attenzione. E tanti lavoratori ci hanno fatto notare già all'epoca di quando è scoppiato questo caso, questa vertenza, che comunque già in passato l'azienda aveva provato diciamo, a, ad, ad offrire incentivi uscite per diminuire il numero dei lavoratori è veramente diciamo, strano che nessun sindacato si sia accorto già di questo atteggiamento a suo tempo ma insomma eh, la cosa però era, era, eh, era comunque in piedi e eh, l'azienda comunque eh, stava continuando a produrre un'azienda ricordiamolo di eccellenza che ha una serie di certificazioni che fa una lavatrice di alta gamma eh, nessuno eh, diciamo io che ho, ho conosciuto i lavoratori e sono stato in azienda vi dico che è veramente una realtà industriale importantissima per il territorio, lo è stata e lo è a tutt'oggi. Ricordiamolo, perché parliamo di una multinazionale che, nel mondo, fattura miliardi di euro, quindi non, non è una piccola azienda. Tuttavia, però, eh, si è innescato qualche meccanismo, è cambiato qualcosa nelle strategie aziendali o è subentrato un qualche fattore, così come ci hanno detto sui tavoli ministeriali, che rende quel sito non sostenibile. E noi abbiamo veramente le abbiamo provate tutte per cercare di fargli cambiare idea. E allora però dico ai lavoratori di ricordare tutta la storia, di ricordare gli ultimi 7-8 anni, cosa è accaduto in quell'azienda negli ultimi 7-8 anni, qual è stato il sentiment in azienda negli ultimi 7-8 anni. Capisco la, la loro rabbia, ma posso rassicurare che da quest'altro lato c'è chi lavora notte e giorno per cercare di tutelare il lavoro di tutelare diciamo, i lavoratori e di tutelare il futuro del territorio la soddisfazione più grande quale può essere per una persona come me o per un ministro che fa politica quella di risolvere una vertenza quella di potersi anche intestare una grande vittoria ma non è semplice in questo scenario lo dovete capire, lo dovete contestualizzare non esistono attualmente delle leggi che possono imporre che possono consentire a chi fa politica di obbligare qualcuno, qualcosa, un'azienda, un cittadino a fare o non fare qualcosa. Esistono i principi del libero mercato dell'Europa, esiste diciamo, la libera circolazione di beni e cose, di persone e cose nello scenario europeo, insomma ci si deve muovere sempre ovviamente nei ranghi, nel perimetro delle normative. Esistenti, nonostante che lo Stato italiano negli ultimi 7-8 anni abbia sempre aiutato queste multinazionali a crescere o comunque a tamponare ogni volta che c'è stato qualche problematica, quindi accedendo ad incentivi a fondi europei, e a fondi statali, a fondi regionali, insomma, lo Stato italiano e tutti i, i suoi enti, ove possibile. È giusto che aiutino le multinazionali, che aiutino le aziende. Tuttavia però queste aziende poi devono creare e devono garantire il lavoro sul territorio. Ma di leggi di questo tipo che possano obbligare un'azienda a fare o non fare qualcosa non esistono. L'unica normativa che esiste è quella che ha fatto il Movimento 5 Stelle che in alcuni casi come questi può chiedere la restituzione di quei fondi pubblici che sono stati erogati. Ma questa cosa non risolve, non può risolvere il problema che attualmente eh, c'è, eh, diciamo, e che, che riguarda Whirlpool. La cosa che posso dire posso rassicurare è che, da quest'altro lato, c'è tutta la determinazione, eh, diciamo, eh, la mente e il cuore per stare vicino ai lavoratori, per cercare anche alternative che possano garantire a quell'azienda, a quella struttura aziendale, di poter avere lavoro da qui ai prossimi vent'anni, però non ci dobbiamo girare intorno, dobbiamo contestualizzare questo ragionamento che tra le mille difficoltà eh, diciamo, esistenti si può fare. Quali sono le cose che si possono fare in un contesto come questo, per garantire il lavoro per garantire lo sviluppo locale? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Allora, le strumentalizzazioni politiche, le strumentalizzazioni sindacali non possono essere accettate, pure perché tutti, in primis i lavoratori e i sindacati, conoscono benissimo eh, le evoluzioni di questa cosa. Quindi giocare allo scarico a barile non fa bene a nessuno, bisogna fare massa comune cercare di collaborare, cercare di capire le difficoltà quali sono, cercare di capire che esiste il libero mercato, cercare di capire che l'azienda ha deciso repentinamente diciamo, eh, di cambiare eh, quella, che, quella, quella che era l'iniziale eh, volontà che la portò a stipulare un accordo in presenza del ministro, della regione e del comune. Tutto ciò è sotto gli occhi di tutti, quindi leggere veramente dei commenti eh, da persone, da lavoratori che sono arrabbiati, dai sindacalisti che fanno finta di non capire, alcuni fanno finta addirittura di non capire eh, quale sia la situazione, certamente non sono io a dovervi spiegare tutto quello che è stato negli ultimi 7-8 anni. Noi siamo al governo da due anni e, e qualche mese. E abbiamo diciamo, vissuto una caduta di governo e quindi la costruzione di un nuovo governo e, eh, e inoltre poi c'è stata la pandemia da, dal mese di marzo in poi che ha stravolto tutti i piani diciamo, eh, e ha concentrato l'attenzione, le forze, le risorse per tamponare ad una situazione che nessuno si poteva aspettare, mondiale, che ha colpito duramente anche l'Italia. Io ci tenevo molto a, a fare questa diretta, per quanto riguarda noi abbiamo una visione diversa delle cose, per quanto riguarda lo sviluppo locale, per quanto riguarda il supporto alle aziende, per quanto riguarda eh, l'attrattività e la possibilità di creare posti di lavoro, cercando di fare quello che non hanno fatto gli altri, semplicemente. Parliamo per esempio dei fondi europei della formazione, per intenderci. Sui fondi europei in questi anni sono stati spesi, buttati all'area milioni e milioni di euro in misure che non sono servite a nulla, che non hanno portato alcun sviluppo, alcuno sviluppo al territorio. Allora mh, progetti, progettini eh, di varia natura, anche di eh, misure formative che dovevano cercare di dare una possibilità eh, a chi seguisse questi corsi, questi progetti, di poter essere reintegrato nel mondo eh, del lavoro. In realtà si è trasformato tutto in un, in un grande fallimento. I soldi però sono stati stanziati nelle varie misure, ma lo sviluppo locale non c'è stato, i posti di lavoro non sono arrivati. Allora, noi dobbiamo utilizzare bene le risorse europee. Dobbiamo utilizzarle dopo aver studiato il territorio, dopo aver parlato con le imprese, dopo aver parlato con le attività produttive, dopo aver parlato con il tessuto che produce ricchezza, con le parti sociali, con i sindacati, con i lavoratori, per cercare di capire in primis, studiare in primis quali sono le peculiarità del territorio, dopodiché fare una programmazione sui fondi europei per strutturare.